Giovedì 7 marzo, un saluto ai nostri amici, ai nostri telespettatori. Nuova puntata di Mattina Sud. Anche oggi tratteremo numerosi argomenti. In apertura, ad esempio, parleremo di turismo, perché la Puglia piace, e questa è cosa nota oramai da diversi anni, ma anche in questo settore bisogna organizzarsi nel migliore dei modi. È quello che dicono gli esperti, appunto, del turismo. Nei giorni scorsi, si è tenuto un evento importante a Bari, precisamente il 29 febbraio. Si è parlato di investimenti anche dal punto di vista del mattone, se così possiamo definirlo, dal punto di vista immobiliare. Approfondiremo questo argomento con un ospite che abbiamo in studio e che andremo a salutare a Bari tra pochissimo. Poi nella seconda parte invece parleremo di pari opportunità, cercheremo di capire cosa sta facendo il comune di Francavilla Fontana su questo fronte. Nell'ultima parte invece torneremo ad occuparci di turismo in un certo senso, focalizzando l'attenzione su quelle che sono le potenzialità del mare. Avremo uno speciale che è stato curato dal nostro Gianmarco Sansolino per parlare della città ionica che punta proprio sul mare, per ricordare la sua storia e soprattutto per pianificare il suo rilancio. Andiamo subito a Bari a salutare il nostro primo ospite di oggi. Parliamo di Vittorio Andidero, che è un imprenditore turistico alberghiero. Buongiorno intanto e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, partiamo dall'appuntamento del Io non lo sento. Mi Mi sente lei? sente? Io sì. Allora, chiedo un attimo alla regia di sistemare l'audio in studio perché io ho qualche difficoltà a sentire l'ospite. Facciamo una prova? Mi sente? Adesso la sento benissimo. Allora, partiamo da Bene. questo appuntamento del 29 febbraio scorso. Cerchiamo di capire quali sono stati gli obiettivi da raggiungere, se sono stati raggiunti e soprattutto cerchiamo di contestualizzare, perché è un appuntamento che è stato organizzato nell'ambito di BTM, che è un evento leader nel Sud Italia proprio quando si parla del settore turistico. Prego. Ma sì, certamente il giorno 29 abbiamo cercato appunto all'interno della BTM, che è un evento consolidato di promozione del nostro turismo in incoming, di contestualizzare il fenomeno degli investimenti turistici in campo del real estate. Abbiamo ritenuto insieme a un collega imprenditore Andrea Montinari di parlare anche specificatamente di quella che è la capacità attrattiva che il nostro territorio rappresenta per gli investitori, per i brand internazionali, nell'approcciare il mercato turistico regionale a piani di sviluppo, a piani di consolidamento dell'offerta turistica preesistente, perché riteniamo che sia fondamentale avere una strategia precisa anche in questo senso. Ecco, qual è questa strategia alla quale voi avete pensato? Naturalmente, le politiche economiche regionali sono molto chiare rispetto alla volontà di valorizzare il patrimonio immobiliare esistente. È sotto gli occhi di tutti il fenomeno delle masserie e della riqualificazione di immobili preesistenti e un'attenzione particolare all'uso del territorio in modo adeguato e compatibile col paesaggio e l'ambiente, e questo è certamente un driver dello sviluppo immobiliare turistico che si è consolidato. Noi la strategia che riteniamo è quella di assecondare comunque un'offerta multisettoriale divisa per categorie di qualità, ma che guardi anche a progetti innovativi, che riguardi anche nuove tipologie di capacità ricettive, nuovi prodotti turistici che il mercato internazionale richiede. Naturalmente cercando di coordinare questa azione di sviluppo a favore dell'imprenditoria locale, però offrendo un servizio agli investitori sul territorio di rappresentanza e di assistenza tecnica ai processi di sviluppo, che sono molto complessi e che noi come regione comunque svolgiamo in modo eccellente anche grazie al quadro di sostegno economico dei fondi comunitari e non solo in questo momento, anche probabilmente col PNRR. Per cui diciamo vorremmo predisporci a un'accoglienza che non è solo un'accoglienza turistica, ma è anche un'accoglienza
ripresa economica, l'investimento in Puglia. A proposito di investimenti, chi viene oggi ad investire in Puglia? Allora, ad investire in Puglia in questo momento vogliono venire tantissimi brand internazionali nella logica però del brand. L'investimento immobiliare è diviso in due categorie molto precise. C'è un investimento nel real estate che appartiene sostanzialmente allo sviluppatore immobiliare o a fondi o a società predisposte a questa attività prettamente immobiliare, in affiancamento con una valorizzazione che viene dai brand. Per cui in questo momento la Puglia ha un grandissimo appeal, è interessata da diversi progetti che ne fanno una destinazione di tutto rispetto nel panorama del Mediterraneo. Addirittura noi riteniamo che sia necessario affinare questa strategia, come dicevamo, proprio per il forte interesse che esiste sul nostro territorio. Naturalmente i brand internazionali sono interessati al prodotto e alle qualità del prodotto che viene offerto, gli investitori nel real estate vogliono invece investire nei processi di sviluppo. Ecco, a beneficio dei nostri telespettatori che non abbiano dimestichezza anche con quella che è la terminologia che fa parte del vostro lavoro, quando lei parla di real estate, in poche parole, a che cosa fa riferimento? Faccio riferimento a un'attività di sviluppo immobiliare naturalmente rivolta all'attività produttiva in campo turistico alberghiero, cioè a tutto quel real estate che riguarda però poi la capacità di attivare processi produttivi in ambito turistico o servizi turistici. Possiamo fare un esempio? Un esempio naturalmente tipico è un albergo, un relais, un'infrastruttura di servizi che può essere un centro congressi, un porto turistico, cioè un'attività sì immobiliare ma naturalmente differenziata specificatamente al settore turistico ricettivo o a servizi adesso collegati. Lei parlava di nuove tipologie in questo settore che stanno emergendo, nuovi prodotti, li ha definiti in questo modo, quali sono? Ce ne sono diversi e sono collegati, diciamo, come noi stiamo vivendo con grande entusiasmo il fenomeno per esempio dei B&B, ma ormai esistono anche tipologie di alberghi cosiddetti diffusi, esatto. Poi esistono strutture ricettive multifunzionali con capacità ricettive che vanno dal soggiorno di un giorno alla possibilità di ospitare gente per mesi, per cui sostanzialmente con un mix di offerta di camere e servizi. Esistono nuove formule di ricettivo anche nel leisure che guardano moltissimo alla sostenibilità, al plein air, ovvero diciamo realizzate con strutture amovibili. Esiste un fortissimo interesse ad approcciare lo sviluppo edilizio con l'edilizia sostenibile e con diciamo un'edilizia cosiddetta modulare, per cui diciamo con un approccio ambientale ai processi. Esiste una nuova tipologia di ricettivo per segmenti di mercato come per esempio gli studentati, per la terza età. Ci sono ormai diverse tipologie che differenziano la struttura ricettiva dal tradizionale albergo o diciamo dal tradizionale villaggio turistico o dal tradizionale campeggio. Il mercato internazionale da questo punto di vista è già molto avanti. Ecco, se lei dovesse scegliere una di queste formule che così in maniera certosina ha ovviamente descritto nel corso del suo intervento, la Puglia secondo lei in quale di queste formule è più forte e in quale dovrebbe migliorare la sua offerta? Allora, la Puglia sta raggiungendo un ottimo livello di posizionamento sui mercati sul segmento cosiddetto del lusso in una zona, in un distretto turistico che è quello della Valle d'Itria, dove obiettivamente c'è una concentrazione di qualità. Beh, diciamolo che è Fasano, perché è il territorio più forte sostanzialmente, lo testimonia anche il fatto che diciamo anche il G7, no, ha scelto quello di luogo per poter in qualche maniera trascorrere i giorni di lavoro che a giugno terrà in Puglia. Diciamo che Fasano certamente rappresenta geograficamente e amministrativamente come comune un simbolo, però io lo sostengo per tutta la Valle d'Itria in genere, diciamo, anche sino ovviamente alla costa.
Questo discorso è già in atto e va consolidato. Beh, io la Puglia, diciamo, del Gargano e del Salento è una Puglia turisticamente diversa e lì, secondo me, c'è bisogno diciamo, di una diversificazione e di un rafforzamento di questi prodotti. Sul Gargano, per esempio, penso tantissimo a questo tema del plein air, perché diciamo, sono destinazioni che hanno una componente ambientale e paesaggistica Certo. straordinaria. Il Salento è sul balneare, pertanto diciamo, si tratta solo di applicarle a seconda diciamo, delle caratteristiche turistiche del territorio stesso. Ma lei da imprenditore turistico alberghiero, dovendo rappresentare quelle che sono le necessità, le richieste, degli addetti ai lavori, secondo lei di cosa c'è bisogno oggi in Puglia per continuare ad alzare il tiro, l'asticella? Guardi, in Puglia noi siamo certamente ormai da considerare una destinazione turisticamente matura, con dei numeri molto performanti. Per consolidare questa posizione dobbiamo guardare alla capacità di accoglienza dell'intero territorio regionale, dobbiamo essere attenti a rafforzare le infrastrutture che ci consentono di offrire al turismo internazionale dei servizi e dobbiamo lavorare sulla formazione dei nostri pugliesi perché il turismo diventi appunto un settore predominante, interessante, economicamente diciamo soddisfacente. Per cui sono questi gli ulteriori segmenti su cui dobbiamo intervenire: accoglienza, infrastruttura e formazione. Secondo lei che estate sarà quella che stiamo per vivere? Secondo me sarà un'estate, diciamo, leggermente condizionata nei dati di flusso a livello macroeconomico dal problema dell'inflazione e naturalmente del costo del trasporto, che probabilmente inciderà diciamo, negli arrivi internazionali. E a proposito, a parte Però i costi, anche l'efficienza dei trasporti, perché questo è uno dei problemi che spesso vengono lamentati, insomma, da coloro che sì. scelgono la Puglia come destinazione per le proprie vacanze. Beh, noi da questo punto di vista la Regione e gli aeroporti di Puglia hanno fatto un lavoro di tutto rispetto, siamo comunque considerati una regione del Mediterraneo raggiungibile. E il problema del costo ovviamente non è collegato alle politiche regionali, ma a politiche macroeconomiche. Probabilmente ci potrebbe essere per via di questi due fattori un leggero decremento dei flussi internazionali, ma diciamo è una previsione che faccio come sentiment, perché in realtà l'attività di promozione che è stata svolta anche in ultimo alla BTM conferma una destinazione in continua crescita e con un'immagine sui mercati molto positiva. Andiamo verso la fine. Le volevo chiedere, a proposito di bilancio, per quanto riguarda questo convegno Apulia Tourism Investment, che ha visto insieme diverse figure professionali, come è andata? Guardi, è andata molto bene perché per la prima volta siamo riusciti ad inquadrare temi abbastanza tecnici con interlocutori di altissimo livello che ci hanno raccontato, voglio dire, quali sono le loro aspettative e hanno anche, voglio dire, dato un contributo al territorio con la loro presenza, ma non solo apprezzandolo. Siamo soddisfatti di aver fornito, diciamo, questo ulteriore argomento di discussione in aggiunta alla promozione al marketing territoriale. Continueremo in questo senso perché il tema dell'attrazione degli investimenti è un tema molto rilevante, è un tema che si collega allo sviluppo economico del territorio, è una parte fondamentale del processo turistico e noi riteniamo il turismo e l'agricoltura le due, diciamo, attività Esatto. predominanti per il nostro territorio. Per cui ogni momento di crescita, ogni momento di approfondimento, secondo noi, deve essere accolto con soddisfazione. Noi per questo ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, coloro i quali ci hanno sostenuto, perché
secondo noi, un processo molto significativo nell'economia della regione. Io la ringrazio per la sua disponibilità, le auguro buon lavoro. Grazie a Vittorio Andidero, imprenditore del settore turistico alberghiero. Insomma, l'auspicio è che possa essere una bella estate per tutti e che questa Puglia continui a crescere in maniera anche ordinata, perché poi ad un certo punto, anni fa, questo settore turistico è esploso e forse oggi ancora ha bisogno di qualche ritocco, soprattutto per fare gli innesti che sono le novità, no, che il mercato propone non soltanto nel nostro territorio. Farlo in maniera ordinata sicuramente ci consente di crescere meglio complessivamente. Grazie. Grazie, grazie a voi. Allora, abbiamo parlato di questo argomento in apertura. Io volevo chiedere a questo punto alla nostra regia di cambiare argomento e di andare a parlare invece del progetto Vittoria, per sottolineare un aspetto, quello dell'autonoma dipendenza. Ma cerchiamo di capire meglio, nello speciale di Laura Milano, di cosa si tratta. Vediamolo insieme. A San Giorgio Ionico, la Commissione Pari Opportunità, impegnata da tempo sul territorio nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'antidiscriminazione e della violenza di genere, ha presentato il progetto Vittoria, l'autonoma dipendenza. Nato dalla progettualità e dalla professionalità dei membri della stessa commissione, sotto la guida del professor Francesco Paolo Romeo, giudice onorario presso il Tribunale per i minori di Taranto e ricercatore in pedagogia sperimentale. Questa iniziativa prende il nome di Vittoria, è un personaggio ideato da professoressa Elena Manigrasso e attorno a questo personaggio abbiamo costruito un dispositivo pedagogico e quindi sostanzialmente delle attività educative e formative che coinvolgono al contempo sia gli adulti che i minori. Cosa dirà agli studenti? Noi siamo un po' preoccupati e ci occupiamo anche della loro dimensione emotivo-affettiva. La pandemia, come ripeto spesso, come un evidenziatore ha sottolineato le fragilità dei nostri minori e anche dei giovani italiani e in qualche modo anche le dipendenze affettive sono diventate un tema importante. Capita sempre più spesso che i ragazzi non riescano a costruire delle relazioni di autonoma dipendenza. Ecco, questo è il costrutto, la teoria che noi in qualche modo cercheremo di lavorare e di disseminare nelle scuole, cioè spiegare ai ragazzi che si può essere in relazione mantenendo le proprie autonomie ma senza uscire dalle relazioni. Il messaggio che noi vogliamo portare attraverso la presentazione di questo progetto è quello dell'ascolto da parte degli adulti e quindi da parte di chi anche non soltanto rappresenta le istituzioni ma che rappresenta le agenzie educative nei confronti dei ragazzi e delle ragazze in particolare, con riferimento alle difficoltà che si creano anche nei rapporti di coppia, nei rapporti anche tra ragazzi molto giovani, rapporti che possono essere spesso tormentati, un po' tossici come loro stessi li definiscono e che quindi a volte necessitano anche di un aiuto per il riconoscimento e per imparare ad affrancarsi da una dipendenza patologica. Innanzitutto è un progetto, un dispositivo, meglio dire, pedagogico e mira a prevenire, io definirei, le relazioni tossiche che vengono a instaurarsi tra un rapporto amichevole oppure un rapporto di amore tra una donna e un uomo, oppure proprio perché la Commissione tratta la parità di genere tra coppie e va a prevenire anche quelle situazioni negative e quindi le situazioni tossiche. Il progetto Vittoria prevede una serie di incontri che coinvolgono gli alunni della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli di San Giorgio Ionico. La scuola è coinvolta a pieno titolo in questo progetto. Mi piace ricordare della legge 107 del 2015 il comma 2 che evidenzia come le istituzioni scolastiche progettano il piano triennale dell'offerta formativa rapportandosi agli enti e alle realtà del territorio, ed è quello che noi facciamo.
quali sono state le vostre emozioni nel prendere parte a questo progetto? Allora, prima di tutto dobbiamo dire che i ragazzi e le ragazze di San Giorgio Ionico sono molto presenti nella vita sociale, comunque si relazionano con delle persone molto facilmente, abbiamo un modo di pensare comunque diverso dalle... ognuno ha un modo diverso di pensare dalle altre persone, però comunque ha una cosa che ci lega è che siamo tutti... delle ragazze e dei ragazzi che ci riusciamo a relazionare con altre persone. Le attività della Commissione, che sono ovviamente attività istituzionali ma che vedono sempre coinvolta l'amministrazione comunale con il proprio patrocinio, non fanno altro che testimoniare la vivacità di questa nostra comunità, soprattutto una comunità che è attenta alle esigenze, alle necessità e al cambiamento dei tempi e con le conseguenti necessità da parte dei giovani di essere accompagnati nel loro processo di crescita anche dal punto di vista affettivo, anche dal punto di vista delle relazioni. E a proposito di pari opportunità, abbiamo parlato dei progetti in essere nel comune di San Giorgio Ionico. Io approfitto a questo punto per salutare l'ospite in studio e continuare a parlare pari opportunità. Grazie per aver accettato il nostro invito a Davide Mastromarino, presidente della Commissione Pari Opportunità del comune di Francavilla Fontana. Fra amministrazioni... iniziamo subito così. Certo. Avete l'abitudine di confrontarvi su questo tema che è di scottante attualità oppure ognuno fa da sé? Allora, purtroppo si ha molto spesso difficoltà anche se si sta iniziando proprio una trafila legata alla rete anche tra comuni. Per esempio anche il comune di Oria ha costituito la nuova commissione pari opportunità, perciò si tende una mano verso quelli che sono i comuni vicini perché molto spesso le esigenze sono anche le stesse, perciò indubbiamente su questo tema. A volte spiare insomma in casa certo. del vicino serve per migliorare, per prendere uno spunto, sarebbe auspicabile poi sostanzialmente fare rete, ma se questo viene difficile anche a volte per logiche di campanilismo, magari non è il caso del comune di Francavilla Fontana e neanche quello del comune di San Giorgio Ionico, però andare a vedere quello che fanno gli altri ci aiuta a migliorare. Indubbiamente le buone pratiche sono sicuramente quelle su cui andiamo a fare un focus, soprattutto in nazioni diverse da quella dell'Italia, su cui molto spesso sono avanti rispetto a quelle che sono le buone pratiche legate alla parità di genere, ma soprattutto alla sensibilizzazione su questo tema, perché poi si può fare qualunque tipologia di attività, ma se non si parte dalla base, che è appunto quella della sensibilizzazione, poi non si va da nessuna parte. Francavilla Fontana, poi approfondiremo questo argomento, su cosa si sta concentrando in questo momento a proposito di pari opportunità? Allora, non si sta concentrando in modo specifico su una tematica, su un progetto, proprio perché le pari opportunità, noi guardiamo le pari opportunità a 360 gradi. Indubbiamente questo periodo ci facilita sul focus legato alle donne, violenza di genere, ma abbiamo un focus ben specifico anche sulla disparità legata appunto al mondo della disabilità o al mondo religioso. Perciò lavoriamo a 360 gradi perché la sensibilizzazione ha bisogno che venga fatta in maniera costante. Quello che ci piace dire è che la violenza di genere non va mai in vacanza, perciò è inutile andare a fare attività soltanto il 25 novembre, perciò è giusto lavorarci tutto l'anno come tutte le altre disparità, appunto come quella sulla disabilità. Allora, io chiederei alla regia di andare con un altro contributo fra pochissimo, insomma faremo una pausa e poi torneremo in studio con il nostro ospite. Intanto andiamo... a Martina Franca per parlare della piantumazione di nuovi alberi nella scuola Giovanni XXIII. Sentiamo cosa ci propone il collega Ottavio Cristoforo. Sono stati messi a dimora 8 nuovi alberi da frutto nel plesso della scuola materna Giovanni XXIII di Martina Franca. L'iniziativa è del Lions Club Martina Valle d'Itria, un progetto didattico di cura degli alberi e di raccolta dei frutti da parte degli allievi dell'istituto. L'amore per la natura e per tutto ciò che può donarci deve essere inculcato già nei primi anni di vita di un uomo, per il giusto rispetto verso la natura e l'ambiente.
Istituto Giovanni XXIII, non avete accolto l'invito, la proposta dei Lions di Martina Franco? Sì, una opportunità ed una occasione veramente importante anche di collaborazione all'interno del territorio. Quindi i Lions, il club service di Martina Franca, ha voluto offrire a questo istituto, che è molto impegnato nel recupero del verde piuttosto che nella salvaguardia del territorio in generale, a questo genere di iniziative. Quindi ulteriori alberi da frutto andranno a implementare quello che è già un orto esistente curato dai bimbi, ad un giardino che si è reso fruibile grazie a finanziamenti europei e che viene ulteriormente adesso ampliato nella scelta e nella ricchezza appunto del frutteto grazie a questa iniziativa. Quindi un ringraziamento importante e doveroso ai Lions, che sono sempre vicini a questo istituto. Tutto questo poi si traduce anche come una forma di educazione, di formazione anche per i più piccoli e quindi per le giovani generazioni. Sì, assolutamente. Noi abbiamo proprio un'area, un settore formativo con un referente specifico che si occupa proprio di invitare la partecipazione verso ogni genere di attività che possa stimolare e formare rispetto appunto alla natura, all'ambiente, ai corretti stili di vita. Quindi questa si aggiunge a tutta un'altra serie di iniziative già presenti all'interno dell'istituto. L'iniziativa di quest'anno tra l'altro aggiunge anche dopo diversi anni in cui questo orto e questo spazio ha già visto la messa a dimora di altre piante e anche di ortaggi. Assolutamente sì, quindi viene costantemente curato dall'azienda che ci ha aiutato insomma a realizzare questo giardino, ma i veri e i primi protagonisti sono i bambini stessi, che ne curano appunto l'orto, ma diventa anche luogo di studio, luogo di incontro. Abbiamo realizzato qui all'interno di questo spazio, di questo giardino, anche momenti di lettura, momenti di promozione del libro, quindi diventa una sorta di angolo, di area in cui potersi incontrare anche a livello di quartiere, quindi davvero importante come situazione. Come Club Lions avete lanciato questa iniziativa, questa proposta che è stata accolta dalla scuola? Sì, certo, non è una proposta soltanto del Club Paladitria di Martina Franca, ma rientra in una delle 5 sfide globali del mondo lionistico, che è quello di salvaguardare l'ambiente. Ora, per quanto riguarda invece Martina Franca, abbiamo cercato di collaborare con le istituzioni e ci siamo rivolti alla scuola comprensiva Giovanni XXIII, perché loro già possedevano un orto e anche dello spazio per piantumare degli alberi da frutto, e loro ce l'hanno anche come progetto didattico. Infatti sono i bambini della scuola materna che provvedono a curare questi alberi, e li vedono crescere, raccolgono i frutti e poi si cimentano anche nel fare delle marmellate. Quindi diciamo che è un progetto, risulta oggi un progetto completo con quello del Lions internazionale. E quello che conta è far capire ai bambini che salvaguardare l'ambiente e come prevenire qualsiasi cura per la nostra vita. Facciamo una pausa, ci rivediamo fra pochissimo in studio. Eccoci qui nuovamente in studio con il nostro ospite Davide Mastromarino, presidente della Commissione Pari Opportunità di Francavilla Fontana. Non ci sono progetti sui quali vi state focalizzando, aveva anticipato, ma in realtà di carne a cuocere ne avete tanta a Francavilla Fontana. Intanto il 5 è partita una rassegna proprio a proposito di pari opportunità. Certo.
Partiamo dal titolo e poi dai 7 appuntamenti che fanno parte della rassegna stessa. Sì, siamo partiti appunto con il coraggio che genera il mondo. Abbiamo avuto l'input appunto da Fiorella Mannoia, da un pezzo della canzone che ha portato a Sanremo. Sì, questa rassegna eventi dedicata appunto alla giornata internazionale sulle donne. È tutta una serie di eventi che abbiamo costruito insieme a tutte le associazioni presenti sul territorio, sensibili su questo tema. Siamo partiti il 5. Il 5 con un'attività legata agli stereotipi a cura dell'assessorato alle pari opportunità Sergio Tatarano. Sia di mattina che di pomeriggio ci sono stati dei focus specifici fatti anche appunto portati avanti già dall'assessore con incontri precedenti. Passiamo all'8, giornata internazionale sulla donna, insieme con insieme con i Lions e l'associazione Rosa Tardio presso il Castello Imperiali, ore 18:30 ci sarà appunto un focus legato alla donna che toccherà vari argomenti, perciò quello che è il percorso della donna nel mondo e soprattutto le evoluzioni rispetto alle parità di genere. Passiamo al 9, scendiamo in strada, saremo su Via Roma con esposizioni di quadri, esposizioni anche di fotografie, ci saranno delle declamazioni da un luogo molto particolare di Francavilla, sarà molto bello vedere perché sarà molto suggestivo come esperimento scendendo appunto sul territorio. Il 10, Commissione Pari Opportunità, saranno appunto nell'auditorium della scuola musicale di Francavilla, faremo una sorta di candlelight che sta andando tanto in voga in questo momento, in cui ci saranno anche declamazioni, ma soprattutto sarà un momento da dedicare a quelle che sono le donne, se fatemi passare il termine, meritevoli. Andremo a donare a queste donne una pergamena appunto per quello che è stato il ruolo importante che hanno rivestito. Possiamo spoilerare qualcosa a proposito di donne meritevoli del territorio? No, per il semplice fatto che invogliamo a venire lì quel giorno, okay. Anche perché molte sono semplicemente legate a motivazione giustifica il rifiuto. Certo. Va benissimo. A proposito invece di commissione pari opportunità, sì. Mi pare di ricordare che per la prima volta Francavilla Fontana sia presieduta da un uomo, sì, e che comunque la quota blu, la possiamo chiamare così, è minoranza, perché a parte il presidente c'è l'assessore Sergio Tatarano, la restante parte è fatta da donne. Verissimo, è la prima volta, ma questa non deve essere un aspetto surreale, anche un aspetto normalissimo. Sarà bello un domani vedere alla presidenza anche una persona, uomo o donna che sia, che non si identifica in nessun genere. Lì sarà il valore aggiunto rispetto anche a questo argomento. Si lavora bene, benissimo, soprattutto a volte noi uomini abbiamo la difficoltà di fare due cose a fianco o tante componenti, invece che quelle due cose le riesco a fare. Ecco, con le donne imparate ad essere un po' più multitasking, questa è la verità. Come si sta insomma accanto alle donne? Un po' vi cambia la vita anche lavorare gomito a gomito insomma con le colleghe donne, sì, vero presidente? Verissimo, questo indubbiamente, anzi è una grande fortuna perché poi ti dà quel quid in più sotto l'aspetto non solo della sensibilità ma sotto l'aspetto del lavoro metodico. A volte noi maschietti siamo meno improntati su determinate situazioni e riusciamo a avere quegli input che poi possono essere funzionali anche e soprattutto a noi uomini, questo indubbiamente. A proposito di iniziative che si sono svolte a Francavilla Fontana in questi giorni, lei ha parlato di un'iniziativa anche musicale, vorrei proporvi uno speciale che è stato realizzato dal nostro Michele Iurlaro sulla Grande Guerra, la Grande Guerra che arriva sul palco. Mi pare di aver capito che l'idea è del professor Giorgio Rosso. Verissimo. È vero? Ok. Fatto allora, un gran bel lavoro. Andiamo a vedere insomma di che cosa si tratta nello speciale del nostro Michele Iurlaro. Il tuo mondo, il tuo bambino sembrava che non ero un angelo. La grande guerra, quella del 15-18, che sconvolse l'Europa e il suo popolo, quel grande popolo costretto a seguire i vizi dei potenti, la grande famiglia, una qualsiasi famiglia del sud Italia, di Francavilla Fontana, stravolta dagli eventi perché ci sono i rapporti personali, gli affetti, l'amicizia e l'amore, a fare da sfondo allo spettacolo teatrale messo in scena dagli studenti e dalle studentesse del primo comprensivo di Francavilla Fontana, capaci in un viaggio di ricordi, studio e capacità interpretative fuori dal comune di emozionare chi nella tre giorni dedicata a lato la platea del Teatro Italia. Destinate a lasciare un segno profondo nei tempi a venire.
È uno spettacolo teatrale in cui i ragazzi si raccontano e ci raccontano le sofferenze, le atrocità che una grande guerra di popolo, per l'appunto la Prima Guerra Mondiale, ha portato nelle case degli italiani, nelle famiglie più povere e più umili in particolare, in un primo Novecento, un Novecento che i ragazzi hanno narrato, visto, interpretato con gli occhi della loro ingenuità, della loro spontaneità. Devo dire che sono molto soddisfatto dei risultati, i ragazzi sono stati impeccabili sin dal primo giorno, lo saranno sicuramente anche questa sera, molto emozionati ma straordinari nell'esibizione. E naturalmente non posso che ringraziare la mia squadra di docenti, guida sicura e magistrale di un percorso laboratoriale di educazione al teatro che ha dato ai ragazzi l'opportunità di avere, di fare un'esperienza formativa valida e veramente da un punto di vista pedagogico veramente molto alta, un'esperienza che li ha visti partecipi di una didattica laboratoriale, esperienziale. Loro hanno avuto la possibilità proprio di studiare la storia, leggere le fonti storiche, ma non una lettura libresca, una lettura cattedratica, una lettura partendo proprio da contesti reali e autentici, come dovrebbe essere sempre. Presidente, si parla chiaramente di guerra, quella grande guerra che coinvolse e sconvolse l'Europa. Oggi c'è uno scenario un po' particolare. Ecco, si tratta di ragazzi giovanissimi che la guerra fondamentalmente non l'avevano mai vissuta. È stato difficile andare a spiegare a queste generazioni che cos'è la guerra, cosa sono gli orrori della guerra. Sì, diciamo che l'emozione che i ragazzi hanno manifestato in queste serate, soprattutto durante le prove, denota proprio una consapevolezza nelle nuove generazioni rispetto a un problema che purtroppo non è ancora superato. Per fortuna noi non lo viviamo direttamente, ma sappiamo che in qualche altra parte del mondo questi problemi sono ancora reali e ancora veri. E diciamo che il nostro obiettivo attraverso questo percorso laboratoriale è proprio far vivere ai ragazzi il vero senso della pace, il senso della famiglia, il senso degli affetti familiari e allontanare sempre di più quello che dovrebbe essere ormai un fantasma del passato che però purtroppo ancora oggi in qualche modo ci preoccupa. Ci sapi ci è proiettato a lua o a macinare la unì. Ci sapi ci significa che faccio tutto solo. Ma una cosa è certa. Ogni sera non picchia sonno, ci ne hai detto di mio sangue. Ci non sei ricordato di la tana e di la mammisa, di nonni mia. E ci non le dimannato con insistono, che fanno più questa guerra. Loro che stanno a quota a Cristo. Ci amo messo via a maestri forti. E ci amo messo mica. Un lavoro straordinario che è stato allestito da una scuola straordinaria composta da gente di scuola e che svolge ogni giorno un compito unico a favore dei ragazzi e quindi della nostra comunità. Melina sia con te e ti faccia compagnia. Qui il tempo non trascorre mai. Ieri l'altro, un commilitone è morto dopo un assalto. Era mio compagno da quando sono giunto. Un po' mi manca. Aveva un figlio. Era di Torino. E lo pensava vicino. Questo cuore. E l'ardore con il quale ho combattuto. Poi scrive ancora qualche riga a mia madre. Come fosse la tua. Solo due righe. Lei non sa leggere. Basteranno a alleviare un po'. In cabina di regia c'era il professore Giorgio Rosso, è stato lui ad instillare in questi ragazzi, in queste ragazze, l'amore per la storia, per il teatro, per quel piccolo grande spettacolo intriso di nostalgia, perché la guerra nel suo orrore resta sempre la stessa, a cambiare semmai sono le persone che al Teatro Italia hanno ritrovato colori e suoni, odori e sapori di un tempo passato che non dovremmo mai e poi mai più dimenticare. Dici che ti avverti alla guerra? Alla tritaglia, io. Alla guerra. Alla tritaglia. No, no, Michele.
Bravissimi questi ragazzi, il professore Giorgio Rosso, come anticipava Michele Iurlaro, insegna agli studenti l'amore per la storia e auspichiamo anche il ripudio per la guerra. Lei, presidente, ha visto questo spettacolo? Sì, ho avuto la fortuna di vedere questo spettacolo, non avevamo dubbi sul grande lavoro che il professor Rosso riesce a fare su questi temi, ma soprattutto è stato tutto davvero perfetto. Che sono di attualità, ahimè. Certo. Ahimè sono terribilmente attualità, il mondo della legata alla guerra e il trasferimento di queste sensibilità a questi ragazzi che già sono sensibili davvero di loro perché hanno la fortuna di vivere anche un mondo diverso anche rispetto a quello che ho vissuto io, perciò davvero un bello spettacolo. Torniamo a noi, ai lavori della Commissione Pari Opportunità. Sul fronte dei diversamente abili, su cosa vi state concentrando? Tra l'altro il vicepresidente del Consiglio Comunale di Francavilla Fontana è un ragazzo giovanissimo di 22 anni, Francesco Carucci, che abbiamo avuto il piacere di ospitare proprio a Mattina Sud. Beh, insomma, se avete fatto anche una scelta di questo tipo, evidentemente perché l'amministrazione comunale ha una sorta di sensibilità nei confronti di questi temi. Cioè, sì, sicuramente è una sorta di sensibilità, ma soprattutto Francesco è un ragazzo estremamente propositivo e anche grazie a lui abbiamo portato anche nel Consiglio Comunale delle tematiche sconosciute, quale appunto l'affettività e la sessualità appunto della disabilità. Abbiamo portato avanti questa mozione, Francesco l'ha portata avanti e lo ringrazio perché ci ha permesso di entrare in un mondo ai più sconosciuti, sì. Soprattutto molto spesso, come ci dicevamo prima, non ce lo poniamo il problema della sessualità vissuta, certo, dalle persone diversamente abili, ma gli ormoni ci sono per tutti. Gli ormoni ci sono per tutti, siamo stati anche in regione con l'assessore Rosa Barone e abbiamo fatto un focus appunto su questo tema e proveremo a spingere davvero con tutte le nostre forze per avere anche un input da parte della regione. Io ringrazio Francesco di questa possibilità che ci ha dato perché molto abilmente non ci avremmo mai pensato, invece siamo riusciti a focalizzare anche su questo tema che è una importanza immane, soprattutto perché a volte ci siamo ritrovati in situazioni molto particolari in cui ci hanno anche raccontato che i miei genitori hanno dovuto sopperire a queste mancanze. Diventa caregiver sostanzialmente. Certo. Va a coprire appunto questa... A 360 gradi. Va a coprire questo tema. O molto spesso, abbiamo visto anche tramite altre trasmissioni, si va a fare una prostituzione legata appunto al mondo della disabilità. Sul fronte religioso invece mi viene un collegamento, abbiamo parlato della grande guerra ma ci sono anche guerre che hanno motivazioni diverse alla base e ogni giorno basta in qualche maniera premere il pulsante sul telecomando del nostro televisore per avere aggiornamenti, si spera sempre attinenti alla realtà e mai distorti, però cosa state facendo invece? Allora, innanzitutto abbiamo... perché il tema religioso è un tema, certo, anche questo, abbiamo fatto scottante. Un focus legato appunto alla religione proprio perché a differenza di quello che magari qualcuno possa pensare, in questo momento abbiamo la fortuna, secondo me, di avere un Papa con un'apertura mentale immensa anche rispetto a quella che è la religione stessa. Anche sui temi legati appunto ai temi dell'LGBT abbiamo la grande fortuna di un Papa con la mente aperta e che si stanno facendo passi da gigante. Abbiamo visto anche in questi giorni... Anche sulle famiglie avete fatto un'iniziativa, no? Nei mesi scorsi. Sì, abbiamo fatto un'iniziativa appunto legata anche al mondo delle famiglie. Il tema dell'LGBT è sempre un tema a noi molto caro proprio perché vogliamo dare quel valore aggiunto, quel quid che possa portare quasi alla normalità sul tema. Un ultimo input che voglio lanciare è quello appunto legato alla libertà. La libertà a 360 gradi che noi proviamo a perseguire su tutte queste tematiche, anche sulla tematica delle donne. Qualcuno mi chiedeva qual è l'augurio che fai appunto per la giornata internazionale delle donne. L'augurio è quello di sentirsi il più possibile libere economicamente, libere di avere gli stessi identici diritti anche sotto l'aspetto lavorativo. Ancora ad oggi abbiamo fatto grandi passi, ma un uomo e una donna non sono sicuramente sullo stesso livello, anche per quanto riguarda remunerazione o obiettivi
stessi da raggiungere. Questo è un problema serio, anche quello della remunerazione dal punto di vista professionale. Se la libertà fosse al livello più alto, per esempio, voglio esagerare, non ci sarebbe neanche bisogno di avere i CAV, i centri antiviolenza sui territori. Invece oggi servono veramente come il pane, perché sono interlocutori, raccolgono testimonianze di vita nel tentativo poi di aiutare queste donne e di aiutare anche a costruire la propria libertà, il proprio futuro. Verissimo, abbiamo anche la fortuna che i CAV in tutta Italia funzionano tremendamente bene rispetto a questo argomento. Anche a Francavilla c'è il CAV diretto appunto dall'ambito territoriale, che lavora bene, ma non lavora soltanto bene nell'ambito della sensibilizzazione, che ci può stare, lavora bene proprio nel canalizzare tutte quelle che sono queste situazioni. Noi abbiamo avuto la fortuna di interfacciarci già 2 o 3 volte con il CAV presente dell'ambito francavillese, e lavorano così bene da attualmente gestire, ahimè, più di 40-50 casi all'anno, che sembrerà strano, ma sono davvero tantissimi, sono rispetto tanti a coloro che decidono di mettersi in gioco e riscoprirsi. Il problema è tutto quello che c'è dietro, perciò tutti coloro che ancora quella forza di fare quel passaggio non c'è. Proprio su questo volevo lanciare un input. Potete andare tranquillamente su Facebook, in giro a breve ci saranno anche degli adesivi che stiamo creando noi come Commissione Pari Opportunità insieme al CAV, in cui con un QR code andate sul QR code e potete inviare un messaggio anche anonimo al CAV raccontando quella che è la vostra esperienza. Perché poi l'anonimato è fondamentale ed è garantito dal centro antiviolenza, perché molte donne hanno paura di denunciare, per evitare insomma ripercussioni ancora più pesanti se possibili rispetto alla violenza. Io però ho commesso un errore, perché ho accolto lei in qualità di presidente, ho citato l'assessore Sergio Tatarano alle pari opportunità, ma soltanto dal punto di vista numerico ho detto che ci sono 7 donne. Vogliamo ricordare di chi si tratta, presidente, salutarle e ringraziarle magari anche per il lavoro che svolgono, altrimenti di che parliamo? Giustissimo. Prego. Sì, i componenti della Commissione Pari Opportunità, come ci siamo già detto, sono per lo più donne, sono donne fantastiche che lavorano a 360 gradi e hanno molto spesso un'apertura mentale che io in qualche modo molto spesso invidio, anche proprio perché dove non arriva uno riesce sicuramente ad arrivare l'altro. Perciò volevo ringraziarle, vabbè, lo facciamo spesso anche in momenti in cui ci andiamo a riunire in maniera conviviale, perciò ringrazio davvero tutti, ringrazio Francesca Ganga di Pietrangelo, ringrazio Anna Ferreri, ringrazio Aurora Pezzuto, ringrazio Sara Bonifacio, ringrazio Carmen Saponaro, Luana, ringrazio Francesca Mola, sono davvero un valore aggiunto. Le abbiamo citate tutte, grazie per il lavoro che svolgete sul territorio a beneficio delle pari opportunità. Dobbiamo cambiare argomento perché il tempo stringe. Le piace il mare, presidente? Sì, mi piace il mare, ma mi piace anche la campagna. Piace anche la campagna, ce l'ha la barca? Non ho la barca, ma molto spesso l'affitto. Ha pensato di acquistarne una? No. Va bene, allora no. Io vorrei darle qualche suggerimento. Chiedo alla regia di portarci a Lecce. Andiamo a capire perché. Naturalmente a Nautico non poteva mancare Ricerca Perdite Brandi. Iniziamo a spiegare qual è, quali sono i servizi che voi offrite. Noi ci occupiamo di ricerca perdite, di videoispezioni, di sotturazioni, termografie. Andiamo a ricostruire i tubi di scarico dall'interno con dei sistemi di relining, sono dei sistemi no dig, non distruttivi.
Andiamo con l'attrezzatura, una videoispezione all'interno, vediamo dove il problema e poi lo possiamo ricostruire con diversi tipi di strumentazioni. Naturalmente affidarsi a Ricerca Perdite Brandi è una certezza, perché la strumentazione che avete a disposizione è tantissima. È abbastanza tecnologica, abbiamo pure attrezzatura in 4.0, attrezzature in Full HD, 3D, facciamo il percorso della tubazione di scarico. Naturalmente il vostro intervento non si limita solo all'ambiente domestico, diciamo alle case, siete qui a Nautico proprio per presentare qualcosa di particolare. Noi come stiamo presentando il ROV, è un sommergibile che arriva addirittura fino a 100 metri, possiamo fare delle campionature tramite il braccetto che abbiamo e altri optional che ha il ROV, ma andiamo a fare delle video ispezioni subacquee sull'opera vive delle navi e scafi per agevolare il SUV. Andiamo a dargli dei risultati all'operatore subacqueo, a far controllare l'elica di prua, l'elica di poppa e tutti gli scafi a mare dell'opera viva di una nave, come abbiamo già ben fatto. Questi invece sono dei data logger e ci permettono di fare delle ricerche perdite da remoto fino a 52 ettari di tubazioni di grandezza. Con questo strumento dedicato, è tipo un tablet, ci mandano tutte queste informazioni su una piattaforma in Svizzera, vengono elaborate, tramite le elaborazioni vediamo la perdita dove è ubicata e addirittura la distanza da una perdita. Invece in questo caso è una macchina finlandese che ti spruzza la resina e ti ricostruisce il tubo. Ovviamente prima che noi facciamo un trattamento del genere delle vostre tubazioni, qualsiasi tipo di materiale, niplon, nicolo, nirlene, eternit, è inutile dire i materiali, qualunque tipo di tubazioni, basta pulirli dall'interno, asciugarla e subito dopo con questa macchina ci sono due tipi di sistemi: o può spruzzare la resina con una turbina, oppure con delle spazzole spruzza la resina e la va a spalmare. Come si può vedere, questo è un passaggio di resina che l'abbiamo fatto volutamente, che abbiamo realizzati dei tagli con la flessibile e già con un passaggio abbiamo risolto. Ovviamente non possiamo lasciare così, qui ne vanno tre altri passaggi e sarà tutto un corpo e non si leverà più. Ecco qui, Presidente, prima di salutarci abbiamo parlato di quello che state facendo. Certo. Nel corso della sua presidenza, che dura da 8 mesi, per l'immediato futuro, che cosa le piacerebbe fare prima di concludere il mandato? Sicuramente la Commissione Pari Opportunità solitamente si occupa di sensibilizzazione. Al di là della sensibilizzazione, a me piacerebbe a lungo termine essere efficaci, tremendamente efficaci, proprio perché possiamo fare tutte le attività che vogliamo, ma se poi non riusciamo a snocciolare davvero quelle che sono le tematiche, anche attraverso azioni serie, a me basti pensare, per esempio, stiamo entrando nel periodo delle fragole, in cui le donne vanno a raccogliere le fragole nelle campagne, e perciò tutti i problemi annessi, per esempio, ai figli che rimangono a casa. Mm-hmm. Perciò trovare soluzioni anche rispetto a queste tematiche, che sono tematiche importanti, in cui una soluzione realmente non c'è, perciò l'abbandono in qualche modo anche dei genitori per andare a lavoro molto presto al mattino, e anche l'efficacia magari di poter anche semplicemente portare un figlio a scuola nell'orario diurno. Perciò va benissimo tutte le attività di sensibilizzazione che porteremo avanti, ma se riusciremo a essere anche un pezzettino efficaci, forse avremo raggiunto l'obiettivo. Grazie a Davide Mastromarino, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Comune di Francavilla Fontana, per aver trascorso questa mattinata in nostra compagnia. Facciamo una pausa, ci rivediamo fra pochissimo.
Eccoci qui, ultima parte di Mattina Sud, puntata di oggi. Andiamo con uno speciale che è stato realizzato dal nostro Gianmarco Sansolino e che parla di Taranto, della città ionica, parla del suo mare, parla della sua storia e dei progetti per rilanciare questo grande territorio che è proprio collegato al suo mare. Sentiamo. Una splendida giornata di sole e uno sfondo veramente delitti. Il castello aragonese è simbolo della città di Taranto. Con il nostro Francesco Mafuso ci troviamo sulla rotonda del lungomare, affacciati a questo palazzo del governo importantissimo, e vi portiamo alla scoperta di una tradizione tarantina antica, anzi antichissima, che negli ultimi anni è stata ripresa in forme diverse e più moderne. Lo vedete alle mie spalle. Si tratta della grandissima area espositiva della Fiera del Mare 2024. Diverse giornate, prima nella sede appunto del Palazzo del Governo con la provincia che ha tenuto una serie di talk, e poi l'area espositiva in questo weekend, che è anche un weekend di sole. C'è una importante rappresentanza delle forze dell'ordine che mostrano le strumentazioni più moderne e le tecniche più particolari. Ma adesso, per raccontarvi qualcosa in più, entriamo. Perché vi anticipo già, ci sono oltre 40 stand che propongono tanto, dalla cultura alle tradizioni, alle attività tecniche più moderne, associazioni, enti e anche molte forze dell'ordine. Fiera del Mare 2024, venite con noi. Questo è l'ingresso ufficiale, che è dedicato subito alle istituzioni, alle forze dell'ordine, alle forze di polizia. Si parte proprio con lo stand della Polizia di Stato. State mostrando degli strumenti che voi utilizzate tutti i giorni, è vero? Di che si tratta? Che cosa abbiamo qui? Buongiorno, abbiamo qui l'etilometro nuovo modello, il Saphir, che cambia rispetto al vecchio Dragger, che è più piccolo e più facile da utilizzare. E poi abbiamo delle torce LED che vengono utilizzate per delimitare il campo del sinistro in caso di incidente stradale sulla strada, oppure per delimitare un ostacolo sulla carreggiata per evitare il transito delle veicoli. Prima non si usavano queste, è vero? Prima si usavano le torce al vento con la fiamma, adesso stanno utilizzando questi qua. Nuovo. E poi abbiamo uno strumento qui al centro dello stand, questo che cos'è? Abbiamo il telelaser per verificare la velocità dei veicoli sulla strada. Questo è uno strumento che riprende e si registra la velocità dei veicoli e si registra il veicolo stesso fino a quando non si legge la targa, per poter contestare la velocità immediatamente. Insomma, strumenti modernissimi per la sicurezza di tutti noi, per la sicurezza stradale. Poi, come vi ho detto, il connubio è immediato, perché nello stand subito di fronte abbiamo una serie di scatti incredibili di circumarpiccolo luoghi del cuore, colori bianco e nero, c'è una serie di varianti. Ma poi vi faccio vedere gli altri stand. Qui abbiamo quello dell'arma dei carabinieri. Buongiorno, avete delle divise ufficiali, anche strumentazioni del corpo forestale, ma mi incuriosisce questa tuta, di che si tratta? Gli artificieri. Quindi c'è tutta la strumentazione che si utilizza in questi casi. Ci può descrivere come è fatta, da cosa è composta? È composta dal casco, dalla tuta protettiva, e proprio per gli eventuali episodi di intervento che devono, insomma, viene utilizzata in quei casi. Ecco, qui abbiamo invece, scusatemi, io mi introduco, una divisa che mi sembra essere anche di qualche tempo fa, è vero? Oppure è ancora quella in utilizzo? Storica, ancora attuale questa, viene utilizzata anche adesso per i servizi in grande uniforme. Quindi non quella che utilizzate tutti i giorni per intenderci, che invece quella che indossate adesso? Assolutamente sì. Ho visto che molti ragazzi si sono avvicinati, vi hanno fatto delle domande, sono stati incuriositi. Sì, sono chiesto le cose che ci state chiedendo anche voi, quindi le uniformi e queste cose qui. Anche il vostro lavoro, immagino, no? Magari qualcuno vuole far parte delle file dei carabinieri. Qualcuno è incuriosito dal servizio. Grazie, grazie, buon proseguimento. Qui abbiamo, attenzione, anche il calendario storico immancabile negli uffici di tantissime persone, e non può mancare lo stand dei carabinieri, quello del 2024, che oltretutto è molto curato e particolare, guardate un po', con un'attenzione particolare nei confronti dei diversamente abili, delle donne che ai noi sono ancora oggi troppo spesso vittime di violenza e attività che riguardano la sfida alle calamità
naturali e tanto, tanto altro. Ma noi dobbiamo proseguire il nostro giro. Con il nostro Francesco ci affacciamo allo stand della Guardia di Finanza. Vediamo un filmato che viene riprodotto in questo momento, ma anche le vostre divise con degli strumenti tecnici particolari. Di che si tratta? Cosa sono? Certo, salve, buongiorno. Allora, qui è la dotazione per quanto riguarda la Guardia di Finanza del contingente di mare. Nello specifico il reparto subacqueo, quello che si occupa della salvaguardia di tutto ciò che riguarda il fondale marino, quindi la pesca da frodo e quant'altro. Poi abbiamo una serie di berretti invece nella teca in vetro, chiaramente rappresentano epoche storiche diverse, è corretto? Sì, rappresentano il passaggio storico della nostra storia, che è partita nel 1774, e questo è il berretto del contingente alpino. Qui siamo invece nel 1980, quindi siamo nell'inizio dell'epoca moderna, e l'ultimo è per il contingente di mare. Grazie e chiaramente buon lavoro anche a voi. Sempre spaziando tra un tema e l'altro, qui abbiamo invece lo stand della cooperativa Polisviluppo con una serie di ritratti fatti a mano, pensate un po', che rappresentano le zone antiche della città, via Capecelatro, il collegamento con la Salina Grande nel Mar Piccolo, Palude Lavera, il fiume San Nicolo, il fiume Rasca, la sorgente Riso, insomma qui viene raccontata una Taranto che ai noi non c'è più o che perlomeno rimane per alcuni tratti. Buongiorno. Allora, qui c'è una Taranto che in alcune parti non c'è più, come la vediamo su questi ritratti, è vero? Sì, assolutamente sì, insomma, sono ricostruzioni della Taranto di una volta, insomma, tratte da vecchie cartografie, sviluppate poi, insomma, dal Signore. Quindi, insomma, però danno uno spaccato di come era la città una volta. La città e i dintorni, tra cui il Mar Piccolo. Qui abbiamo naturalmente tutti gli elementi di mare anche, no? Che in questa città sono immancabili. Questi invece cosa sono? Allora, questi qui sono pintaderas, ovvero sia sono timbri preistorici. Sono i primi timbri della storia. Quelle conchiglie invece venivano usate nella preistoria per decorare i vasi, quando ancora non c'era il tornio. Le decorazioni venivano fatte imprimendo i segni della conchiglia sulla ceramica. Grazie. Proseguiamo il nostro viaggio perché abbiamo ancora tanto da mostrarvi. Abbiamo anche una serie di pubblicazioni con Scorpione Editrice che raccontano per vari aspetti la storia di Taranto. Taranto è la fiera del mare. Ecco qui il riferimento storico che facevo in apertura di questo approfondimento. Perché la fiera del mare è qualcosa di molto antico a Taranto. In particolare Pinuccio Ste ha raccontato il periodo che va dal 1946 al 1967. Personaggi femminili del mito e ancora le date del mare che non finiscono, Alfredo Celverera, il mistero da Vinci, un mistero tutto tarantino e poi tante tante altre pubblicazioni. Non manca la polizia locale e anche Protezione Civile di Taranto. Che cosa sono questi occhiali? Sono degli occhiali per provare diciamo, sono quelli che fate provare per la guida in stato di ebbrezza ai piccini, è vero? Esattamente. Simulano uno stato un po' alterato. Perfetto, diciamo. Perfetto, hai detto bene. E poi abbiamo anche la divisa, una serie di strumentazioni, però mi sembra che ci sia attenzione proprio per i ragazzi, per i più piccoli, no? Quando si parla di sicurezza stradale e non soltanto, è vero? Sì, sì, è vero, hai detto la cosa giusta, è vero. Vedete anche che lo stand è stato decorato con una serie di mappe degli interventi di tutela e valorizzazione del mare a cura della polizia locale. Questa invece è una vera e propria chicca, siamo nello stand dell'APS Timeline, insomma una riproduzione di ogni dettaglio. Venga a raccontarcela, intanto quale unità navale è? Il Duilio? Sì, è il Duilio. È il Duilio, noi siamo un'associazione che si occupa di rievocazione storica e anche in collaborazione con l'Associazione Combattenti e Reduci di Taranto. Trattiamo esposizioni e mostre di cimeli d'epoca, come potete vedere ci sono esposte alcune uniformi della Marina originali dell'epoca, questo per esempio è l'uniforme dell'ammiraglio Iachino, per chi non lo sapesse è l'ammiraglio che poi ha fatto costruire il monumento ai marinai qui sul lungomare.
un simbolo di Taranto vero e proprio. Se lei ci dà l'autorizzazione, noi entriamo nello stand perché facciamo vedere anche qualche specificità delle divise, visto che ne approfittiamo, c'è qualcuno in meno in questo momento, prima era pienissimo lo stand. Ecco, io partirei proprio dalla divisa dell'ammiraglio d'armata Angelo Iachino, nato a Sanremo nel 1889, fu un comandante navale italiano di rilievo durante la seconda guerra mondiale. Una divisa diversa da quella odierna, evidentemente. Beh, no? Chiaramente stiamo parlando di una divisa della seconda guerra mondiale, stiamo parlando degli anni 40, chiaramente noi riportiamo e cerchiamo di riportare alla luce, ecco, questi cimeli per non farli dimenticare, comunque fanno parte della nostra storia in fondo. Poi un altro dettaglio che si può notare su alcuni dei berretti, delle fasce che voi avete conservato e oggi messo in esposizione, una dicitura ben diversa. Chi conosce la storia della Marina lo sa, Regia Marina, no? Eh sì, certo, perché comunque all'epoca era ancora il periodo del Regno. Chiaramente poi dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata la Repubblica, ovviamente, e è venuta meno questa dicitura. Oggi si chiama ovviamente Marina Militare, infatti hanno avuto anche l'accortezza di disporci anche vicino alla... Non a caso di fronte proprio allo stand della Marina Militare, quello ufficiale. È anche interessante questo, sì. A proposito di questa immagine, guardate un po', comune di seconda classe in divisa estiva con buffetteria modello 25 per servizi giornalieri. A partire dall'estate del 1940, per ragioni di economia, venne disposto l'uso dei pantaloni invernali anche con le divise estive. Insomma, vedete, la storia e i ricorsi storici tornano anche oggi, no? C'erano già necessità di spending review, mettiamola così. Ma poi guardate che belle queste foto, marinai in divisa ordinaria invernale e poi un tratto anche della storia cantieristica della nostra città, cantieri navali Tosi con il varo del regio sommergibile Diamante. Pensate, questa foto risale al 21 maggio del 1933. Più in basso i canottieri presso la Lega Navale Italiana, dove siamo affacciati praticamente. Esattamente, proprio qui vicino a noi, esatto. A proposito di queste divise, cosa può raccontarci? A quando risalgono? Siamo sempre nella seconda guerra mondiale. No, queste sono della prima guerra mondiale e dell'interguerra. Questo è un ufficiale medico della prima guerra mondiale, mentre questo è molto particolare perché è un pilota della Regia Marina, quando ancora la Regia Aeronautica non esisteva. Non esisteva. Quindi è un periodo di transizione, infatti abbiamo voluto affiggere anche il manifesto che rappresenta il 142esimo gruppo della ricognizione marittima leggera, che era basato presso l'idroscalo Bologna, dove oggi a Taranto c'è la sede della SVAM, esatto, no? Esatto, esattamente. Ex SARAM, così conosciuta, ovvero la scuola volontari dell'aeronautica militare. Esatto, dove prima c'erano gli idrovolanti. È una cosa molto particolare, abbiamo voluto associare le due caratteristiche. Non solo militari e divise, ma anche unità navali. Abbiamo visto quella riprodotta in scala, ma poi anche la regia nave Giulio Cesare. E vedete che c'è un marinaio che posa di fianco alla mitragliera Breda 3754 facente parte della dotazione difensiva antiaerea, in alto sul torrone corazzato che ospita i telemetri dei cannoni di grosso calibro, campeggia il motto della nave: guai agli inermi. E allora grazie, la ringraziamo. Facciamo un salto dall'altra parte, vediamo un po' che cosa c'è qui, associazioni, enti, lo facciamo più tardi, andiamo Francesco, andiamo a vedere che c'è di là, visto che abbiamo parlato della storia, di parte della storia lunghissima e approfondita della Marina Militare, ne approfittiamo anche per vedere di che cosa ci parlano oggi militari nuovi. Guardate che bella immagine, c'è un giovanissimo che indossa che cosa della Marina Militare? Allora... Questo bimbo si è vestito da tecnico specialista di aeromobili. Quindi c'è curiosità, no, dei più piccoli sul vostro lavoro. E poi ci sono una serie di strumenti, ma poi guardate lo sfondo, non è casuale, con il sommergibile che fa la bella mostra di sé. Ecco qui, buongiorno, questo invece è un simulatore, è vero? È un simulatore di immersione e anche di lancio sicuro. Come funziona? Cioè, chi viene qui cosa può fare? Venendo qui, cioè praticamente, le faccio vedere. Prego, prego, ci spostiamo con la telecamera così vi facciamo vedere. Qui, tutto da qui, andiamo con... Un attimino,
Insomma, ho visto che tanti, anche ragazzi piccolissimi, hanno provato, no? Sì, 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 no, abbiamo i nostri ragazzi appena entrati sui sommergibili che stanno qui proprio per aiutare i più piccoli a fare questa prova di immersione. Eccola qua. Allora, sommergibile adesso, vedete, è sott'acqua a quota profonda. Noi in questo momento cosa facciamo? Il sommergibile è come un aereo, cioè quando io vado con il timone verso l'alto tende a salire, quindi adesso il sommergibile sta salendo dalla quota profonda. Qui abbiamo l'inclinazione del sommergibile e qui abbiamo la quota. Stiamo salendo 62 metri, 50, 47, man mano sale. Lo leggiamo da qui, guardate, sì, sì. C'è proprio scritto, riprodotto quasi fedelmente rispetto ad un vero e proprio sommergibile. Adesso arriveremo a quota periscopica, 14 metri, 15, ecco mia uscita, quota periscopica. Che significa quota periscopica? La quota, la profondità, quindi la quota al quale noi... alla quale noi alzando il periscopio possiamo vedere all'esterno. Infatti io ora alzo il periscopio, sto alzando il periscopio, lo vede? Sì. Su questo, ecco il nostro periscopio, sto vedendo fuori. Quindi questa è la vista all'esterno. Pensate un po', quanto realistica è questa macchina? Molto realistica. Oltretutto noi abbiamo avuto... è un giochino per ragazzini, cioè è un giochino goliardico, però è molto realistica. Cioè realmente abbiamo lo stesso visuale, abbiamo... queste, a bordo del sommergibile, sull'autopilota, sono riportati questi stessi dati. A questo punto poi vediamo fuori, possiamo anche affondare la nave, che non lo faremo perché siamo in pace. Siamo in pace. Siamo in pace. E io voglio ringraziare oltretutto questo militare sommergibilista perché ci ha dato l'opportunità di parlarne, davvero e proprio esperto in prima linea. Buongiorno, qui abbiamo altre strumentazioni, abbiamo tantissimo quando si parla di marina. Qualcuno mi può spiegare di che si tratta? Chi abbiamo? Dei nostri militari, ce ne sono tanti, giovani, meno giovani, donne, uomini, come al solito la famiglia della Marina è ricca anche di persone che riescono a raccontare. Buongiorno, buongiorno, ci rivediamo, Maristair Grottaglie, Davide Binzera. Allora, dicevamo, tanti strumenti, tante tute diverse, perché la Marina non è una sola, ma è una famiglia di tante componenti. Assolutamente sì, siamo un reparto di Maristair Grottaglie, noi qui rappresentiamo appunto la Marina come il reparto delle forze aeree della Marina. Qui mostriamo, diciamo, ai visitatori come uno specialista, un pilota di elicottero ha in dotazione, a partire dalla tuta di volo e il salvagente. E poi abbiamo una serie di caschi, questi sono stati disposti non a caso con questi colori che rappresentano il nostro tricolore, però questi a che cosa servono? Allora, tecnicamente questi sono dei salvagenti da ponte di volo, ognuno di noi sulle porte aeromobili, porta aerei, indossa un salvagente di lavoro e chiaramente ogni colore rappresenta la propria specialità, il proprio ruolo, il proprio incarico. Ad esempio questi sono già assegnati, ogni colore è già assegnato o si decide man mano? Assolutamente, sono già assegnati in funzione delle nostre specialità, della nostra categoria. Il colore verde in questo caso rappresenta lo specialista che si occupa della parte avionica del velivolo, il colore rosso rappresenta l'operatore che fa parte della squadra di sicurezza e il colore bianco è il team leader, diciamo il caposquadra, il responsabile. Poi abbiamo altri colori come il giallo che rappresenta la persona che fa i segnali al velivolo, all'aereo, in questo caso all'elicottero, e ci abbiamo altri colori come il marrone che indica il meccanico dell'elicottero. Grazie per queste spiegazioni tecniche approfonditissime, perché noi anche in televisione cerchiamo di riportare in parte questa bella esperienza di Fiera del Mare, perché ho visto che tanti giovani, oltre a fare la foto di rito con queste cose che difficilmente è possibile vedere, toccare e distruggere, indossare, ma poi vi chiedono anche tante informazioni. Grazie anche ai militari dello stand della Marina Militare Italiana. Ecco, adesso vi facciamo vedere che cosa sta scorrendo su questa TV. La riconoscete se ci seguite? Sì, è una delle tante dirette degli scorsi anni su Antenna Sud
del Palio di Taranto, associato naturalmente ai festeggiamenti per il patrono cittadino San Cataldo. Qui c'è proprio il presidente del Palio di Taranto. Come sta andando questa Fiera del Mare? Abbiamo anche un piccolo amico a quattro zampe, ma ci fa piacere perché... È la nostra mascotte. Beh, devo dire, vista l'affluenza, penso che sta andando bene. Noi come Palio siamo presenti, abbiamo deciso di offrire gratuitamente a chi vuole attrezzarsi a fare delle prove gratuite di voga per naturalmente propagandare quanto più possibile questa nostra attività. Noi stiamo trasmettendo l'edizione dello scorso anno, che è stato un successo incredibile grazie alla vostra partecipazione, e oggi c'ho una bella notizia da dare. La seconda manche del Palio di Taranto di quest'anno 2024, che si terrà il 20 di luglio, sarà fatta in notturna nel canale navigabile, quindi uno spettacolo sicuramente eccezionale. Qualcosa di diverso, anche un po', una novità, no? Intanto stiamo vedendo le interviste proprio all'epoca fatte in diretta ai vincitori del momento. Insomma, il Palio di Taranto non poteva mancare, perché qui si racconta anche la storia del mare di Taranto, che oggi diventa strumento economico di sviluppo, però evidentemente va omaggiata anche la storia e chi per tanti anni ci ha creduto. Quest'anno che palio sarà? Che edizione sarà? Numero? Senti, facciamo il 39esimo . Praticamente ci stiamo già organizzando, ovviamente se il Signore ci accompagnerà, per l'edizione del 2025, quando ci sarà Taranto, città capitale dell'Europa, festeggeremo i nostri 40 anni. 40 anni di attività senza mai nessuna interruzione, neanche col Covid, perché i nostri atleti del Palio... Barca si poteva stare lo stesso. Si poteva stare lo stesso in quanto anche di interesse nazionale. Quindi adesso pensiamo a questa bella conferma che proprio stamattina abbiamo avuto dalla Marina Militare: il Palio seconda edizione si farà su un canale navigabile illuminato, con le barche che avranno le loro fiaccole dietro, quindi sicuramente di interesse turistico, però l'agonismo non mancherà sicuramente, perché li vedete qua, ci sono già ci sono tanti canottieri tarantini. Oltretutto uomini e donne, quindi qua già anticamente era rispettata la regola delle quote rosa, anzi le donne sappiamo che spesso anche hanno portato a casa delle medaglie importanti anche fuori, e attenzione, perché poi il Palio di Taranto esporta anche atleti di un certo livello. Grazie a Francesco Simonetti, noi a questo punto non vediamo l'ora di vivere questa edizione in notturna, ma anche questo bel combinato disposto dei 40 anni che festeggerete con una Taranto che si veste di sport da protagonista. Grazie. Anche stamattina ho avuto conferma dal vostro direttore che sarete sicuramente impegnati in questa nostra grande avventura, anche avventura, no? Bravo, la possiamo chiamare così, perché si mette il cuore e la passione. Grazie. E allora vi abbiamo detto anche una notizia in più rispetto alla nostra programmazione: saremo anche quest'anno, come sempre, come tradizione, a raccontarvi il Palio di Taranto. Facciamo una panoramica, vediamo un po' che cos'altro c'è. WWF Eco Pamar. Ecco, qui si parla di monitoraggio di specie e habitat marini di interesse comunitario, ma non solo, il piano di gestione per il corallo rosso pugliese. Insomma, siete degli esperti, perché seppur giovani, all'Università degli Studi di Bari, sezione di Taranto, già si attenziona molto bene a questa tematica. Di che cosa state parlando, oltre a questi temi che ho citato? Sì, allora, come vedete, questi sono alcuni degli ambiti di ricerca dell'Università di Bari, che ha come punto di ricerca sicuramente Taranto, perché offre, come sappiamo, moltissimo, e questo è solo una parte. Ad esempio, lo studio dei signatidi, quindi di cavallucci marini e pesci ago, Rimedia Life, ci sono alcuni colleghi che si occupano specificamente di questo, come il corallo rosso e le grotte sommerse. E quindi Taranto offre molto per queste ricerche. Noi Insomma, è un terreno fertile, no? Qui quando si scava sappiamo che si trova sempre molto dal punto di vista archeologico, ma anche il mare ha davvero da offrire tantissimo. Età media di voi che siete qui nello stand, per curiosità? Io sono uno studente, 23. 28. Io sono quello più anziano, 30. Però insomma state incontrando anche dei ragazzi poco più giovani di voi, parliamo di scuole superiori. Che cosa vi chiedono?
E come approcciarsi a questo mondo? Perché sicuramente in una città come la nostra è una richiesta interessante, sono molto interessati, sì. E oltre ad essere uno sbocco di studio universitario, può essere anche uno sbocco lavorativo, perché poi voi vi affacciate anche alle professioni legate al mare, vero? Sì, perché noi facciamo progetti proprio a livello europeo. Infatti Eurosing è proprio un grande progetto europeo che si occupa della tutela e della salvaguardia dei cavallucci marini e dei pesci ago. Quindi anche a livello di ricerca Taranto offre tantissimo. Vi ringrazio, buon proseguimento, buona fiera allora. E vedete, qui si parla anche di triathlon, di sport in una serie di declinazioni tra le istituzioni e l'agenzia importantissima delle dogane e dei monopoli, che ha sede proprio nel porto di Taranto. Insomma, qui potremmo stare a parlarvi per ore, perché veramente ci sono tanti spunti, tante cose interessanti. Guardate un po', magari chiudiamo così, chiudiamo in bellezza visto l'orario, e ci affacciamo un po' alle nostre specialità culinarie. Venite con me, perché prima di chiudere con l'aspetto più saporito, l'aspetto che riguarda il nostro palato, vi faccio vedere due cose rapidamente. Intanto proseguono durante le due giornate tantissimi talk che mettono il mare al centro da tanti punti di vista: la salvaguardia, la tutela, lo sviluppo economico e culturale. Ma qui abbiamo anche una specialità da bere: birra cozzara. Che significa? Birra fatta con l'acqua di cottura delle cozze. Ah! Quindi birra fatta con l'acqua di cottura delle cozze del presidio Slow Food di Taranto, quindi cozze allevate in modo sostenibile, non sulla plastica, bensì sulla corda, eccetera. Quindi noi abbiamo cercato di legare il nostro prodotto, quello prodotto birra, al territorio. Ma è buona? Senti, allora, fino adesso abbiamo avuto un buon riscontro, cioè la gente non è morta e comunque, no, sto scherzando. Cioè, allora, sì, assolutamente sì, è piaciuto, sta piacendo, quindi siamo contenti. Ma soprattutto alla gente piace il nostro progetto, che è un progetto che vede non solo la sostenibilità, ma anche il discorso sociale, perché voglio ricordare che la birra cozzata è fatta nel carcere di Taranto, quindi è la birra fatta con i detenuti. Io ricordo con grande piacere, perché c'eravamo all'inaugurazione del birrificio, quanto anche fosse importante per chi sta trascorrendo un periodo della sua vita in un istituto circondariale avere una possibilità diversa, non soltanto lavorativa quando poi la pena sarà espiata, ma anche di sentirsi utili, importanti, perché poi ognuno, al di là degli errori che compie, ha il diritto di una seconda possibilità e di rendersi utile. Come si comportano gli ospiti della casa circondariale di Taranto quando si confrontano con la produzione della birra? Loro sono sempre molto contenti, perché quando hanno questi attestati di solidarietà, ma soprattutto di stima e di elogio per il loro prodotto, per quello che loro fanno quotidianamente, è sempre una gioia. Per loro è come stare un pochettino fuori, avere una specie di cordone ombelicale con quello che è il mondo che sta fuori. Loro purtroppo stanno dentro finché poi non pagano la pena, scontano la pena che lo Stato gli ha giustamente inflitto. Però è un modo di riscattare il loro impegno sociale, ma soprattutto dare un senso a quello che è il loro impegno all'interno del carcere. Complimenti allora per questo progetto che portate avanti. Sappiamo, grazie, anche con la direzione della casa circondariale che ha una valenza sociale veramente importante. Stiamo per chiudere questo nostro approfondimento alla Fiera del Mare di Taranto, ve lo ricordo. Rapidamente ci affacciamo a vedere che cosa stanno cucinando di buono. Io voglio sbilanciarmi, lancio una proposta, ma si tratterà per caso di un piatto di mare? Andiamo a scoprire. Guardate intanto quanta attenzione c'è, perché chiaramente quando si parla di buon cibo non ci si sottrae. Scusatemi, giuro che non devo prendere da mangiare, solo per capire che cosa stanno cucinando. Buongiorno, scusatemi, piccola irruzione, ma per caso un piatto di mare? Sì, cavatelli con le cozze, pomodorino giallo per darci la nota dolce, pomodorino rosso e un po' di zeste di limone. Bel pentolone, è pronto, sì, per un battaglione praticamente. Siamo quasi pronti, tra un po' impiatteremo per spero di dare piacere, insomma, tramite la cucina. Sembra buono, è vero? Cavolo! Che ne pensate? Aspettiamo solo questo momento dall'inizio della fiera. Siamo qua dalle 8 e... La fame si fa sentire, no? Abbastanza. L'orario è giusto, anche l'orario è giusto per mangiare.
E allora, con il buon cibo della nostra Taranto, che veramente diventa protagonista del mare, attività economiche, culturali, sociali, chiudiamo qui questo approfondimento. Taranto, veramente città di mare. E grazie al nostro Gianmarco Sansolino, che insomma in queste situazioni ci sguazza, ecco, anche la ragazza, viva la sincerità, aspettiamo questo momento dell'inizio della fiera per un piatto di pasta con le cozze. Adesso però mi chiede la linea da Alberobello il nostro Ottavio Cristofaro, perché sono in corso gli stati generali della cultura e del turismo. Ciao Ottavio! Sì, grazie. Eccolo. Per la linea, Anna. Stamattina siamo ad Alberobello, qui sono in corso gli stati generali della cultura e del turismo, in un luogo ovviamente meraviglioso, simbolo della Puglia, parliamo ovviamente di Alberobello. Una 3 giorni che si concluderà domani, oggi nella seconda giornata di lavoro saranno tanti gli ospiti presenti qui ad Alberobello. Siamo a casa Alberobello insieme al sindaco Francesco De Carlo. Sindaco, un'iniziativa pensata per un territorio che si racconta e che vuole anche migliorarsi. Sì, lo scopo è esattamente questo, quello di farsi delle domande, di darsi delle risposte, di pianificare il futuro, perché il turismo così come la cultura hanno bisogno di pianificazione. Per anni non l'abbiamo fatto e i ritardi che abbiamo sono legati esattamente a quello. Dove invece c'è una pianificazione, vedi gli aeroporti di Puglia, vedi la Puglia che cresce turisticamente e anche la nostra realtà che è inserita nel contesto della Valle d'Itria sta portando avanti dei risultati importanti. Quindi noi stiamo pianificando, stiamo cercando di costruire un futuro molto più organizzato di quello che ci siamo ritrovati. Dicevamo un territorio che si racconta, il territorio della Valle d'Itria, il territorio dei Trulli, ma in realtà Alberobello non è soltanto Trulli. Ma assolutamente, è chiaro che il Trullo è l'elemento di richiamo perché è anche patrimonio UNESCO, quindi noi su questo abbiamo sempre sviluppato la nostra comunicazione, il nostro invito a venirci a visitare. Però Alberobello, inserito in un territorio più vasto, può offrire tantissimo. Ieri abbiamo parlato di cammini, abbiamo parlato di bike economy, abbiamo parlato di piano di gestione, ma quest'anno stiamo puntando soprattutto sullo sviluppo culturale come elemento di qualità e anche di equilibrio, anzi di riequilibrio dei flussi, perché noi abbiamo un'alta concentrazione, meno ad Alberobello, però in tutta la Puglia, che si esprime nei 3 mesi estivi. Noi esprimiamo quasi il 60% del flusso in soli 3 mesi. Riuscire a riequilibrarlo con delle politiche di collegamenti tramite aeroporti, tramite i porti o con ferrovie del Trenitalia significa riuscire a riempire periodi dell'anno che hanno bisogno di maggiore spinta, ma probabilmente indirizzare con delle politiche diverse verso dei mesi proprio per abbassare la pressione che il turismo fa nei nostri territori. E l'obiettivo è sempre quello di destagionalizzare in qualche modo il turismo. E quindi, come vedete dalle immagini, noi siamo in questo momento negli spazi di Casa Alberobello, vi dicevo tra poco lo start ai lavori. Questa mattina era previsto anche la presenza del sindaco di Bari Antonio De Caro, non sarà così per impegni istituzionali, ovviamente ha portato già i suoi saluti, ma saranno tanti gli ospiti in questa seconda giornata di lavori. Sì, allora questa mattina avevamo in programma Antonio De Caro, ma perché la città di Bari ha dimostrato una città dove qualche anno fa nessuno pensava potesse raggiungere i numeri che ha raggiunto. Oggi Bari è prima per arrivi, secondo per presenze, una città che piace ai turisti, agli ospiti, piace sempre di più ai baresi, perché poi per avere una bella città devi avere la gente che ama la propria città, questo è il presupposto. Poi abbiamo Aeroporti di Puglia, abbiamo Ernst & Young che sta facendo importanti investimenti e dando posti di lavoro, e con loro stiamo cercando di capire nel nostro territorio cosa può accadere. E poi nel pomeriggio parliamo di Capitale Italiana della Cultura, la nostra candidatura fatta come capofila Alberobello ma con tanti altri comuni. Ecco, questo è un altro aspetto importante, perché Alberobello ormai si candida anche su palcoscenici nazionali e internazionali a diventare la capitale. Sì, in realtà potremmo anche non farlo, nel senso che Alberobello ha oggi un flusso turistico
che se dovessimo basarci sui numeri uno può dire ma non abbiamo bisogno di altro. Così non è, perché invece bisogna continuamente rigenerare, continuamente piantare semi che devono portare nuova ricchezza, una ricchezza che però non è più uno sfruttamento ma è un equilibrio, come dicevo prima, tra cultura, ambiente, sostenibilità e flussi. Perché poi nel dibattito sul documento dell'UNESCO, sul piano di gestione, l'UNESCO l'unica attenzione forte che fa è quella dell'overtourism, cioè cercare di mantenere questo forte equilibrio tra la capacità della città di assorbire flussi turistici e il modo, il metodo di fruizione del flusso. Quindi Alberobello lo fa perché vuole qualificare la propria presenza nel palcoscenico internazionale, perché tale è, perché i numeri che io ho portato dimostrano che Alberobello ha più flussi stranieri che italiani, che è una controtendenza nel modello Puglia. Quindi questo noi lo mettiamo a disposizione del territorio, mettiamo a disposizione questo bellissimo patrimonio che non è solo fatto di trulli ma anche fatto di campagna, di un sistema di relazione con il resto del territorio. Insomma, tanta carne a cuocere qui agli Stati Generali del Turismo e della Cultura qui ad Alberobello, ovviamente ulteriori aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale. Qui per il momento è tutto, a te la linea, Anna. Grazie Ottavio, grazie al tuo ospite. Noi andiamo velocemente in chiusura, l'appuntamento è per domani 9:30, 8 marzo, la giornata delle donne, puntuali, Mattina Sud. Arrivederci.